che a mio avviso contiene il provvedimento, il Parlamento rischia di consegnare alla Regione Friuli Venezia Giulia uno strumento legislativo non idoneo per raggiungere quell'obiettivo strategico, in quanto la stessa Assemblea legislativa di quella Regione avrà chiare difficoltà nel costruire e organizzare in modo efficiente il governo locale che tenga in debito conto proprio di quelle peculiarità culturali, sociali e linguistiche che sono a fondamento della stessa autonomia speciale, ritardando ancora la piena attuazione della potestà primaria in materia di ordinamento degli enti locali, previsti già nello Statuto. Ed è per questo motivo che ci sarà il voto contrario di Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale. Grazie. La ringrazio. È iscritta a parlare l'onorevole Gigli. Ne ha facoltà. Presidente, mentre ci accingiamo a votare la legge costituzionale con cui viene modificato lo statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, fortemente osteggiata, come abbiamo sentito dalle opposizioni, vorremmo tentare una pacata riflessione sulle contestazioni avanzate, nel tentativo di mostrarne l'inconsistenza e talora la pretestuosità. È stato sollevato innanzitutto un problema di metodo, con la richiesta avanzata da alcuni partiti di rinviare l'approvazione del testo in esame, motivata con la necessità di rispettare e aspettare la conclusione dell'iter della riforma costituzionale e di evitare eventuali discrasie con l'impianto costituzionale stesso. Infatti, secondo le opposizioni, le modifiche allo statuto che stiamo per votare avrebbero potuto produrre la soppressione delle province nella sola regione Friuli-Venezia Giulia, qualora l'esito del referendum previsto in autunno avesse bocciato la riforma costituzionale e con essa l'abolizione prevista nel resto dell'Italia. Rispetto a queste contestazioni di metodo, vale la pena ricordare che questa legge nasce per l'iniziativa prevista dalla Costituzione del Consiglio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che nella seduta del 30 gennaio 2014 ne ha approvato all'unanimità il testo originale. Si tratta dunque di un esercizio positivo di autonomia responsabile da parte di una regione che ha piena competenza sulle autonomie locali. In questo senso, non possiamo non giudicare un'ingerenza e una forzatura indebita l'intervento con il quale il Senato ha voluto modificare il testo pervenuto all'esame del Parlamento, introducendo ex novo la possibilità di nuove possibili aggregazioni nella forma di città metropolitane. Tuttavia, il significato pattizio dei rapporti tra Stato e Regione autonoma è stato per fortuna sanato, dato che lo stesso Consiglio regionale, nella seduta del 9 settembre 2015, ha approvato a larghissima maggioranza la mozione numero 145, che ho richiamato anche nella discussione di quest'oggi, con la quale, nel mentre rivendicava le prerogative del Consiglio regionale della Friuli Venezia Giulia riguardo ai progetti di modifica dello statuto di iniziativa governativa e parlamentare e ribadiva, virgolette, che le procedure di modifica statutaria a livello parlamentare devono prevedere l'acquisizione del parere dell'Assemblea legislativa regionale, evitando un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato e una lesione nei rapporti con le regioni a statuto speciale, chiuse le virgolette. Rilevava altresì che sul piano sostanziale la modifica introdotta al Senato prevede una mera facoltà e quindi non è in grado di incidere sulla sostanza delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio. È inaccettabile quindi la richiesta di rinvio avanzata da alcuni partiti, motivata con la necessità di aspettare la conclusione dell'iter della riforma costituzionale e di evitare eventuali discrasie con l'impianto costituzionale nel caso il referendum rigettasse l'abolizione delle province prevista in Costituzione per il resto dell'Italia, permettendo invece di mantenerla con il nuovo statuto nella regione Friuli-Venezia Giulia. Un simile approccio rappresenta una mortificazione dell'autonomia ed è paradossale che una simile richiesta sia stata avanzata da forze che si sono sempre dichiarate federaliste, autonomiste e talora secessioniste. Quanto ascoltato oggi in aula ne esalta la paradossalità. Come potrebbe definirsi altrimenti la regione, la richiesta che Roma blocchi un'iniziativa del Consiglio di una regione autonoma? Come potrebbe definirsi la richiesta di introdurre da qui, da Roma, quattro province autonome? La Regione ha tutta la facoltà di fare quanto sta facendo e non è così, mi sia consentito dirlo all'onorevole Sisto, che salterebbero le regole. Esse salterebbero se facessimo quanto ci era stato chiesto quest'oggi dagli onorevoli Fedriga e Rizzetto.
Questo per quanto riguarda il metodo. Nel merito le critiche si sono concentrate su due aspetti. È stata contestata la pretesa della Regione di ridisegnare la mappa delle autonomie attraverso lo strumento dell'area vasta e soprattutto è stato contestato l'articolo 11 che prevede come questo disegno possa essere portato avanti contro il parere delle autonomie locali. La prima obiezione di per sé non ha senso. Pur nella opinabilità delle scelte, infatti, è pacifico, fin dalla prima approvazione dello Statuto regionale, che la Regione Friuli Venezia Giulia gode della piena e totale competenza sulle autonomie locali. La seconda obiezione, invece, non è priva di fondamento, dato che l'articolo 11 del nuovo Statuto lascia trasparire la scelta da parte della Regione di non applicare nel rapporto con i comuni lo stesso principio di sussidiarietà verticale verso il basso, giustamente rivendicato dalla Regione rispetto allo Stato. Si tratterebbe in sostanza di una rivendicazione di autonomia verso il centro e di una centralità invece verso la periferia. Ciò ha determinato un movimento di protesta di cui dobbiamo tener conto di numerosi sindaci, più di un quarto del totale delle amministrazioni comunali, fino all'avvio di procedimenti in tribunale. La vicenda è esasperata dal fatto che con una precedente legge regionale, la numero 26 del 2014, sono state costituite in Regione 18 unioni territoriali intercomunali, enti di area vasta che vanno a sostituire di fatto le province quali organi intermedi. I sindaci contestano il fatto che l'aggregazione, alla cui non accettazione corrisponderebbe anche un meccanismo disincentivante consistente in una riduzione corposa dei trasferimenti ai comuni ribelli, ingabbierebbe le autonomie comunali in strutture troppo numerose e frazionate, che nel mentre vengono soppresse le province esproprierebbero i sindaci di molte funzioni, con accentramento di poteri, competenze e personale dipendente nelle mani della sola Regione. Con un efficace slogan, i sindaci contestano il fatto che in una Regione di 1.200.000 abitanti le nuove 18 aggregazioni costituite dalle UTI sarebbero troppe per essere delle province e troppo poche per essere dei comuni con cariche peraltro non elettive. Sebbene dal punto di vista del merito questi rilievi non appaiono privi di significato, tuttavia da parte di questo Parlamento essi non possono che essere rinviati al dibattito in sede regionale e in particolare all'interno del Consiglio regionale, lo stesso che è titolare dell'autonomia e che ha approvato all'unanimità e a larghissima maggioranza il nuovo Statuto e, sebbene con minore consenso, anche la riforma delle autonomie locali. Giudichiamo pertanto improprio il tentativo effettuato dalle forze di opposizione di bloccare indirettamente la riforma delle UTI attraverso emendamenti miranti a sopprimere la previsione di obbligatorietà delle nuove aggregazioni contenuta nell'articolo 11, così come quella di prevedere nella legge in esame forme obbligatorie di referendum popolare. Se fossero state accolte queste richieste, esse si sarebbero tradotte in una invasione di campo, assolutamente indebita da parte di questo Parlamento rispetto all'autonomia speciale garantita dallo Stato alla Regione. Proprio nella riforma costituzionale, grazie anche al contributo del nostro gruppo, è stato definito come il significato stesso dell'autonomia poggi sull'intesa tra Stato e Regione autonoma, in un regime pattizio che quand'anche fossero giustificate le riserve avanzate dei sindaci, lo Stato oggi non può infrangere senza togliere fondamento all'autonomia stessa. Sono queste le ragioni per le quali, da autonomisti convinti, abbiamo detto no alle modifiche, anche se avremmo potuto condividere lo spirito di alcune. Anche se però, da sturziani convinti, non possiamo non raccomandare alla Regione Friuli Venezia Giulia di rispettare anche nei confronti delle autonomie locali il principio della sussidiarietà verticale verso il basso, un principio di cui ci faremo comunque carico a livello di iniziativa popolare in Regione. È per questi motivi, Presidente, che a nome del nostro gruppo annuncio il voto favorevole su questo provvedimento. Grazie. Grazie, è iscritto a parlare l'onorevole Fedriga. È disperato, Presidente, ogni volta.
che pronuncia il mio nome nella giornata odierna. Ma... la stavo guardando se era in aula. Per no, non si preoccupi. Presidente, inizio l'intervento, dopo magari entriamo nel merito di tutta la modifica di statuto che oggi ci apprestiamo a votare, ma replicando anche ai colleghi. A me sembra alquanto particolare, per esempio, la posizione del relatore di maggioranza, anche sentendo la dichiarazione dello stesso onorevole Gigli. È alquanto particolare che un deputato affermi che è contrario all'imposizione centralista della regione Friuli Venezia Giulia impostata dalla governatrice Serracchiani contro i comuni, contro l'autonomia dei comuni, contro il voto dei cittadini in Friuli Venezia Giulia, perché questa riforma di statuto nella sostanza, col combinato disposto della legge sulle UTI, toglie la possibilità di scegliere i propri amministratori e i cittadini, e dice sì, però lo statuto lo voto perché è il consiglio regionale che decide. Nella sostanza, votando anche l'onorevole Gigli, l'obbligatorietà per i comuni,